Buonasera a tutti, buon primo maggio a tutti. Calcio Lecce live streaming anche vi fa compagnia in questo venerdì sera. Io sono Gabriele Pandis, saluto Alessio Amato, il mio compagno di viaggio fresco di nuovo taglio. Taglio per modo di dire, diciamo tosatura, dai. E presento con grande piacere il nostro ospite di questa sera, Checco Lepore, ex capitano del Lecce, ora tuttocampista. Parleremo anche di questo, del Monza. Ciao Checco. Ciao, buonasera a tutti. Naturalmente non siamo soli, c'è anche il fotografo, reporter, giornalista, maestro di vita di Calcio Lecce, Michel Caputo. Ciao Michel. Buonasera a tutti e buon primo maggio. Checco, domanda d'uopo ogni qualvolta cominciamo le nostre trasmissioni, come stai passando questo periodo difficile e che aria si respira in quel di Monza? Niente, a casa come tutti voi. Però dall'altra parte comunque mi godo la mia famiglia, che per noi calciatori è sempre, diciamo, un po' difficile viverla, perché siamo sempre in giro, quindi è un po' difficile. E adesso me la sto godendo appieno. Io sono a Palazzolo, tra Brescia e Bergamo, io vivo qui, quindi sono proprio nel centro dell'epidemia, ecco, e quindi qui si sente di più. E poi passando un po' rimanendo comunque nell'albo dell'argomento coronavirus, ma andando al calcio, ovviamente il Monza vive una situazione paradossale, difficile, perché all'inizio di questa emergenza, appunto con il campionato fermato, c'era un pensiero appunto di un verdetto, di una promozione a rischio. Invece oggi gli ultimi sviluppi delle riunioni dei vertici del calcio vedono appunto la posizione del Monza quasi in ghiaccio per un'eventuale promozione in Serie B. Come giudichi il campionato fatto fino a questo punto e cosa ci si aspetta per il prossimo anno? Ma noi stiamo facendo un campionato straordinario, siamo a più 16 dalla seconda, primi dalla prima giornata, abbiamo fatto solo due sconfitte in tutto il campionato, stavamo andando proprio bene, ecco, l'obiettivo della società è quello di andare in Serie B e poi di puntare alla Serie A. Poi purtroppo c'è stato questo stop forzato, però abbiamo giocato il 70% e più anche di partite. Quindi se dovessero cristallizzare la classifica saremmo in Serie B, però io preferisco finirla sul campo questa stagione, preferirei. Naturalmente, ecco, il primo orientamento della FIGC a riguardo si cerca di finire in qualunque modo, però in questi ultimi giorni si sta pensando di provare a pensare a un ipotetico piano B di cui parleremo appunto nel corso della puntata. Michel, com'è vedere Checco Lepore, il nostro capitano, a guidare un'altra squadra verso la risalita in Serie B, qualcosa che abbiamo vissuto noi per tanti anni? Beh, lui fa parte di quegli eroi, tra virgolette, che ci hanno portato in Serie B dopo tanti anni di inferno, e quindi lo seguivamo sempre con affetto. Checco poi, ancora di più, insomma, affetto. Lo seguivamo ancora prima che venisse a Lecce, quando era a Vicenza, quindi l'abbiamo seguito sempre. Però, ecco, come tutti quelli che ci hanno portato in Serie B, quindi che festeggiavamo l'anniversario ieri forse, li seguiamo sempre con tanto affetto. Infatti ti interrompo, Michel, nel nostro slideshow che ci accompagna durante la diretta, appunto abbiamo sintetizzato l'avventura di Checco a Lecce, c'è anche una foto prima dell'inizio della sua seconda esperienza a Lecce, in un'intervista fatta nelle nostre zone di nascita. Ecco. La foto di Michel Sì, una foto di Michel mentre mi allenavo con la in un Peretti bar molto vicino anche. alle nostre zone, quando ti intervistammo nel pieno di un tuo brutto periodo della squalifica di Nocera, quando poi ti stavi preparando a venire a Lecce. Ale. Sì, mi ricordo quando mi allenavo nella Beretti, no, del Lecce, ero squalificato e Michel e te venivate a trovarmi. C'ho ancora la foto. Sono foto, poi per fortuna, come ci documenta il nostro Michel Caputo con questa continuità, no, dagli anni della C, e giustamente nel tuo caso
ancora prima. Allora, Checco, siccome spesso noi, giustamente, da amanti del Lecce, ma spesso anche tutti i media, no? Si parla molto del discorso dello stop per questo coronavirus in ottica molto spesso della Serie A, dimenticando o comunque lasciando un po' in secondo piano tutti quei lavoratori, perché oggi è il primo maggio, andiamo a toccare, no, anche un argomento molto concreto che va anche oltre il calcio. La situazione di quei calciatori che non hanno il contratto giustamente di Cristiano Ronaldo, ce lo diceva tra l'altro anche Alfonso Camorani, il nostro penultimo ospite, no, della situazione che possono vivere quei giocatori di Serie B, di Serie C, ecco. E tu, sotto questo punto di vista, si è parlato anche di polemiche, stipendi, eccetera. Al di là della volontà, che è quella che accomuna tutti, di tornare in campo, come spiegheresti la situazione a chi vede il calcio solo come una cosa per pochi paperoni, no, che possono permettersi anche magari di stare in vacanza 2 anni? Come la racconteresti tu questa situazione per far capire meglio anche alle persone che ci stanno ascoltando? Ma in Serie A è un caso a parte, la Serie A lasciamola stare, cioè, parliamo comunque della categoria dove mi trovo adesso, la Lega Pro. Ci sono giocatori che comunque prendono come un dipendente, cioè prendono 1600 euro, 1800, quindi cioè, faranno, cioè, grande fatica a rinunciare a dei soldi, no? Noi del Monza, perché abbiamo una società comunque importante, non ci hanno fatto mai mancare nulla e non ci faranno mai mancare nulla, abbiamo rifiutato il 50% degli stipendi, cioè, perché abbiamo una società solida, importante dietro. Tanti giocatori saranno sicuramente in difficoltà, purtroppo, ecco. Ecco, tornando sempre all'aspetto Monza, qual è il fattore che più ti ha colpito una volta è cominciata questa avventura, e invece magari qual è finora il momento più bello di questo campionato e magari anche di uno spezzone dello scorso? Ma io l'entusiasmo del Monza in generale, della società, di Berlusconi, di Galliani, che non, il presidente non si perde una partita, viene anche negli spogliatoi a parlarci prima della gara, dopo la gara, anche il dottor Galliani viene anche a trovarci durante la settimana, sono sempre presenti, fanno sentire la loro importanza, ecco, nei nostri confronti anche. Come dicevo prima, loro a noi non ci fanno mancare nulla, anzi abbiamo anche, secondo me, di più di una squadra da Lega Pro, ecco, di Lega Pro, e quindi loro sono molto presenti, questo ci fa tanto piacere, ecco. E poi comunque il momento bello è quello che deve arrivare, che è la vittoria del campionato. Posso ricordare una partita in particolare di quest'anno che mi sono divertito, ci siamo divertiti tutti a Firenze in Coppa Italia contro la Fiorentina, che a 10 minuti dalla fine vincevamo 1-0, passavamo il turno e poi comunque noi un po' stanchi e abbiamo perso, però ce la siamo giocata a viso aperto, abbiamo dimostrato che non avevamo paura e ci siamo divertiti anche contro una squadra comunque importante di Serie A. Assolutamente, ed era solo l'inizio di questa stagione entusiasmante che state vivendo. Intanto io leggo qualche messaggio, chiaramente non si offenda Michelle, sono saluti soprattutto a Checco. No, vabbè, c'è qualcuno anche che dice ciao ragazzi, quindi salutiamo Riccardo, Fernando, Thomas, dice giustamente grande Checco, così come Maurizio. C'è Andrea che chiede, voglio il saluto in diretta dal capitano. Quindi Checco, ti giro la richiesta. Ciao Andrea. Giustamente, io tornando al discorso di questo stop che ci sta un po' attanagliando noi amanti del calcio e chi lavora come te, che è come anche noi, diciamo, con le nostre mansioni, siamo più o meno su una barca simile. Secondo te, e poi giro anche la domanda subito dopo di te, ci dà la sua risposta e la sua opinione anche Michelle, quale sarebbe la strada più giusta per la conclusione della Serie A? Quindi anche sia quella che vorresti e sia quella che sarebbe la più giusta qualora, speriamo di no, non si potesse riprendere.
Vabbè, non sono io quello che è, no? È più un'opinione, chiaramente. Sì, no, no, intanto comunque la cosa importante è perché a livello fisico per noi è molto, molto importante tornarci ad allenare in sicurezza, per carità, quella è la prima cosa per tutti, ci mancherebbe, per gli addetti ai lavori, per noi, per tutti, per carità. Almeno tornarsi ad allenare in gruppi, come ha fatto inizialmente la Germania, cioè in Germania, come hanno fatto in Germania, ad allenarsi in gruppi, 5 alla volta, non so, 5 al mattino, 5 al pomeriggio, cioè si dividevano così, ecco, in più spogliatoi si cambiavano. Anche noi Monza abbiamo la fortuna di avere un centro sportivo molto grande con almeno una ventina di spogliatoi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è comunque puoi tornare a giocare sia a porte chiuse, però solo vedere la palla a rotolare ci riempie di emozioni, ecco. Ipotizzare come non posso, non riesco a ipotizzare, cioè, come, ecco, però la prima cosa è la sicurezza, ci mancherebbe. Michel. Beh, credo sia una domanda da $1 milione, perché riuscire a fare contenti tutti, anzi a non fare scontento nessuno, è veramente complicato. Quello che si può pensare è che le prime in classifica almeno debbano vincere il campionato, però poi far retrocedere le squadre del campionato, diciamo, più avanzato, è comunque qualcosa che non va, perché comunque il campionato non era finito. Quindi secondo me si può fare cioè se il distaccamento magari dalla prima alla seconda è un tot di punti, allora si può dare il campionato, e così si può fare nella zona retrocessione. Questa è un'idea che mi sono fatta io e che credo sia giusta, perché in Serie A non è giusto che retroceda nessuno, ma non è altrettanto giusto che il Benevento con 15, 16, 20 punti di vantaggio dalla terza non vada in Serie A. Quindi è veramente, veramente complicato. L'unica cosa che spero è che comunque tolgano i playoff in Serie C e facciano salire solo le prime, ecco. Così qualcuno che è a 100 km, 200 km da noi si rifà un altro bel campionato di Serie C. Lo speriamo tutti. Che è un'ultima domanda sul Monza, una duplice domanda sul Monza. Che allenatore è Brocchi? Cosa ti sta lasciando dai suoi metodi? E se con Armellino, ex tuo compagno del Lecce, se rievocate spesso qualche momento in giallorosso? Il mister Brocchi è una persona fantastica, un bravissimo allenatore. Lui, diciamo, prende le orme di Ancelotti e di Reja, che uno l'ha avuto alla Lazio, Reja e Ancelotti al Milan. E caratterialmente è come loro due, ecco, nella gestione del gruppo, molto tranquillo, fa gestire comunque le cose ai giocatori un po' più esperti. Se c'è qualcosa se ne parla, lui è molto, molto tranquillo, e tatticamente si ispira un po' a Prandelli, che l'ho avuto alla Fiorentina, se non erro anche a Verona. Giochiamo con il 4-3-1-2 come giocavamo con Liverani, quindi tatticamente, diciamo, sono le stesse cose. Quindi per questo io e Armellino siamo arrivati l'anno scorso ed eravamo già pronti, ecco, per questo modulo eravamo avvantaggiati, diciamo, e infatti io e Marco a occhi chiusi giochiamo e ci capiamo e ci troviamo a meraviglia, io e lui. Certo che io e Marco ogni tanto ne parliamo del Lecce, dei momenti belli e anche quelli meno belli che abbiamo vissuto, tipo il ritiro a Roma una settimana dopo Caserta, che lui era proprio morto, era proprio a terra, e poi guarda caso gli ho detto: l'hai fatto proprio te il gol promozione, l'ultimo gol, quindi bisogna crederci sempre, gli dico, in tutte le situazioni.
Assolutamente. Vai Ale. Assolutamente, come lo eravamo un po' tutti, dopo la sconfitta di Caserta un po' giù. E, diciamo, chiudiamo questo, il tuo capitolo del presente al Monza, bellissimo, perché state ottenendo grandissimi risultati, però ci concentriamo su un capitolo che, diciamo, per noi tifosissimi giallorossi è ancora più bello, chiaramente, dal nostro punto di vista. Checco Lepore e il Lecce, una storia che inizia da molto lontano, ben prima della promozione, dell'importantissima promozione che ci è valso il ritorno in Serie B. E quindi io ti chiedo, Checco, da cosa c'è anche prima del rapporto tra il Lepore calciatore di Lecce, quindi la tua passione, da dove nasce, eccetera, e poi anche se c'è magari qualche non lo so, qualche tuo rammarico, delusione per come magari è andato a livello giovanile, più che altro, per non aver, non lo so, iniziato in un certo modo, se volevi una strada diversa o qualcosa del genere. Niente, vabbè, la passione, il tifo per il Lecce nasce dentro la pancia, sicuro, no? Che ho avuto la fortuna, ho la fortuna di essere nato a Lecce, quindi sono orgogliosissimo. Mio fratello era un ultra del Lecce, andava in curva anche in trasferta, quindi ogni tanto mi portava con lui in curva, ogni tanto ci andavo anche, stressavo mia mamma e mio papà. Comunque non andavamo alla tribuna est o piuttosto alla centrale, ma andavamo in curva nord, quindi da piccolo ero già tifosissimo ultra del Lecce, ecco, non tifosissimo ultra. Niente, poi vabbè, il mio sogno anche da piccolo, anche quando giocavo nel campetto delle Case Magno, per me era quello il Via del Mare, per me era già, mi vedevo già il Via del Mare con la maglia del Lecce, sognavo già da piccolo e niente. Poi ho fatto la scuola calcio, poi sono andato nel settore giovanile del Lecce a 10 anni e ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare ad allievi nazionali, e poi dovevo approdare in primavera, e poi fu quella primavera, quella vincente, che vinse tutto, no? Sì. Però io all'epoca giocavo in attacco, giocavo con Bocino, con Pellè, e comunque io rispetto a loro, che erano, avevano la mia stessa età, ero più piccolino, e Michel me lo può confermare se ricorderà sicuramente, ero più basso di loro, più magrettino, e all'epoca c'era il direttore Corvino, no? Dimitri nel settore giovanile, e Corvino nella prima squadra andò poi. Però lui con l'altezza era fissato, mi ricordo, mi raccontò anche Fabrizio all'epoca con lui la stessa cosa, Miccoli, quindi. Però mi fece fare tutte le visite possibili e immaginabili, e tutti i dottori dicevano la stessa cosa, che ero comunque nella norma, crescevo nella norma, e gli ormoni erano, cioè, più lenti rispetto agli altri miei compagni, però sarei cresciuto. C'era solo da aspettare. Purtroppo loro non avevano tempo, non lo so, non hanno voluto aspettare, e mi hanno lasciato libero, ecco. E poi sono dovuto ripartire, tra virgolette, da zero. Ecco, poi invece la tua storia con il Lecce è rinata in un campionato bellissimo, trionfale. Sei stato uno dei calciatori in rosa del Lecce di Recanio, e molti ovviamente sanno cosa sto per chiederti. Lecce ancora 3-0, il terzo gol è stato firmato da Checco Lepore. Prima delle tue parole istintive sulle emozioni che hai provato in quel gol, com'è nata l'idea di tornare a Lecce e come hai accolto la trattativa? Parli nel 2009-2010? Sì. Niente, io giocavo a Varese, avevo fatto 4 anni a Varese, avevo vinto 2 campionati da capitano, facevo l'esterno alto, quindi avevo fatto 10 gol il primo anno, 9 il secondo, poi 7 e 6 gli ultimi due, vincendo il campionato di C2 e andando poi in C1. E niente, c'era l'allenatore De Canio, avevamo sentito che c'era un progetto di 3 anni, che non si voleva salire subito in Serie A, ma si voleva costruire una squadra per poi puntare alla Serie A, perché si veniva da una brutta retrocessione e quindi si doveva comunque riprogrammare il tutto con De Canio, diciamo, a capo di questa rinascita, ecco. Allenatore Faceva come Ferguson, sì.
Niente, un mio amico, un carissimo amico che comunque mi seguiva dove andavo, non era proprio, non era un procuratore, ma un amico, perché io procuratori non avevo, che è di Lecce anche lui, e io mi feci fare così a fine campionato un DVD con tutti i miei gol, le mie azioni più belle, gli assist e quant'altro, e fu recapitato a Mister De Canio questo DVD. Ma così, cioè, era nata così. Tempo perso quasi. E diciamo, proviamo, dai. E niente, poi il mister comunque chiamò e mi volle subito. Però c'è stato anche all'inizio un piccolo problemino, perché c'era ancora Angelozzi, no? Magari Angelozzi voleva prendere altri giocatori, il mister voleva a me, quindi si era un po' frenata la cosa. Però poi il mister puntò forte su di me, su noi quattro esterni, che eravamo io, Mesba, Defendi, poi rientrava anche Munari, quindi a ottobre dovevamo essere noi. E niente, mi prese in prestito con diritto di riscatto, ecco, il prestito per un anno, poi comunque al riscatto partivano 3 anni di contratto, come diciamo da programma. Diciamo, la cosa bellissima comunque di essere andati subito in Serie A, entusiasmante, un sogno che avevo da piccolo, no? Con esordio anche col gol, era tutto quello che sognavo da bambino. Però il rammarico era che non dovevamo salire subito in Serie A dall'altra parte, perché è stata un'arma a doppio taglio nei miei confronti, perché io poi a marzo mi ruppi la caviglia, e non, perché erano le ultime poi 10 partite decisive, che io dovevo giocare anche la domenica e il sabato, mi feci male, e quindi diciamo sono stato un po' sfortunato, dai, anche per questo. Però felicissimo di come è andata e della vittoria a campionato, ci mancherebbe. Anche di ci hai pensato quando fu un'esultanza programmata? Non ti aspettavi assolutamente di segnare così in una Oh, no, partita io, presto? come ti dicevo, io lo sognavo da piccolo, quando ero in panchina comunque guardavo comunque gli altri miei compagni giocare, la squadra avversaria, me li studiavo un po', e dentro di me dicevo: se mi fai entrare io devo fare gol per forza. Perché poi la sera prima in hotel un mio amico mi portò la maglietta Ultra Lecce, e ho detto: devo farla vedere a tutta l'Italia, ecco, perché era anche in diretta quella partita lì, in Certo. anticipo, venerdì sera. Apriva proprio il campionato di Serie B, ecco, quindi era tutto perfetto, e così è stato. Poi giustamente hai detto che siamo tutti felici di com'è andata e anche di quello che racconteremo subito tra poco. I messaggi continuano ad arrivarci. Voi scriveteci pure tutte le domande che volete che facciamo a chi è con noi, magari scaglionate a seconda degli argomenti. E le proporremo per adesso. Grandissimi saluti. Matteo dice ci manchi tanto a Lecce. Ilario dice, riferito chiaramente a te, ad Armellino, che avreste potuto benissimo giocare in A tutti e due, che avete lasciato un segno indelebile, ci dice ancora Matteo. Michelle invece, siccome giustamente anche Checco ti ha chiamato prima in causa, no? Io ti volevo chiedere che ricordi hai del giovane Checco Lepore, prima diciamo che diventasse un calciatore professionista, e poi, siccome poi l'abbiamo anche detto, no? Hai seguito da fotografo tanto il settore giovanile. Ecco, a livello di settore giovanile, come hai visto il Lecce cambiare un po' in questi anni, sia magari dagli anni in cui ne parla Checco, quindi con le vittorie, scudetti, eccetera, fino ad arrivare ad adesso, dove sicuramente un Lecce è molto diverso sotto questo punto di vista. Ma i ricordi, ricordo benissimo, vabbè, oltre a essere sempre stato un fenomeno per quello che vedevamo noi, e quindi l'abbiamo vissuto da vicino questa sua bravura. Però ricordo molto bene questo fatto che lui venne cacciato, diciamo così, cacciato dal settore giovanile perché era basso. Una cosa che mi è sempre rimasta impressa, poi al di là se lui di quando è venuto a Lecce, però questa cosa me la ricordavo bene. I ricordi poi sono quelli quando vedevamo alla TV 90° minuto lui raccattapalle, che all'epoca si poteva esultare con i calciatori,
quindi entravano in campo e abbracciare i calciatori, quindi noi vedevamo Checco, eccolo Checco, 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 e quindi già all'epoca entravamo un po' noi al Via del Mare con lui in campo. Poi da calciatore è stata sicuramente una goduria per tutti quelli che l'hanno vissuto da vicino, ma penso un po' per tutti i leccesi o per chi ha comunque il Lecce nel cuore, perché avere un ragazzo così umile, che viene veramente da tanti sacrifici, credo che li conosciamo un po' tutti, averlo lì in campo è come, lo dico sempre, è come se un po' di ognuno di noi entrava al Via del Mare a vincere, a giocare, a fare gol, e poi sono arrivate anche le vittorie che sicuramente hanno qualcosa in più. Per il settore giovanile, diciamo fino al primo anno di Serie C, primo, secondo anno di Serie C, ancora si è riusciti ad andare avanti con i talenti che c'erano dell'epoca, che avevamo comunque portato la Serie A. Non so se mi sono spiegato bene, diciamo. Comunque sì. La Serie C ha un po' tagliato tutte le ambizioni che avevamo, ha dovuto tagliare anche il budget, ecco così. Quindi adesso siamo in una fase di ripartenza. È dura sia per il momento storico, diciamo un po' così, sia perché comunque le risorse per una squadra di bassa classifica come noi sono poche. Però spero che questa Serie A, che comunque questa Serie B portino qualcosa ancora di importante nel settore giovanile, che è stato sempre un punto importante della nostra storia, ecco. Ecco, prima di tornare a parlare del Lecce, ovviamente nell'anno della promozione di Legame ci facesti male, ovviamente come già hai detto sei ripartito ancora una volta dalle categorie, dalla Serie C, dalle categorie minori. Un'esperienza che poi ti ha condotto in modi magari non ideali al Lecce fu quella di Nocera. Passato tanto tempo appunto dai brutti fatti che hanno portato alla tua squalifica del derby con la Salernitana, ecco, se ora è passato tanto tempo, cosa ricordi al di là del fattaccio degli eventi, cosa ricordi dell'esperienza e cosa ci vuoi dire di quel giorno? No, per me, cioè, fu una bella esperienza fino a un certo punto e poi è finita come tutti sappiamo purtroppo. Ti dico anche, cioè, non per colpa nostra dei giocatori o di tutti noi componenti, ecco, perché comunque siamo stati, cioè, minacciati e anche comunque non siamo stati tutelati dal resto, ecco. Però, come ti dicevo, la parte comunque positiva è di aver incontrato comunque un allenatore importantissimo che tuttora lo ringrazio e ogni tanto lo sento perché faceva anche da mental coach e mi ha fatto capire tante cose che prima magari facevo ma non davo importanza, no? Poi quando capisci comunque l'importanza che un gesto, un aspetto comunque positivo all'interno di un gruppo, di una squadra, un comportamento che piuttosto che un altro può dare comunque dei frutti, dei benefici, è importante capirlo, no? Sapere, ecco, questo. E poi anche il fatto che è stato lui a farmi giocare per la prima volta da terzino destro, Stavo per chiedere che è così, sì. perché io facevo l'esterno alto e lui mi disse: "Guarda, Checco, se ti metto avanti abbiamo la coperta corta dietro. Preferisco averla corta un po' avanti e coprire, diciamo, un po' di più, però so anche che te partendo da dietro puoi fare male, perché comunque se trovi l'esterno che non ti corre dietro, la punta esterna che non ti corre dietro, te sei più libero di andare a fare gol o comunque assist e quant'altro, no? Perché c'è anche il tiro da fuori, quindi puoi sfruttarlo". E infatti io fino a gennaio feci 5 gol, feci da terzino destro. Infatti io subito a gennaio dovevo venire a Lecce, se ben ricordate, perché poi giocammo anche contro, no? Il Lecce in casa nostra con la Nocerina, che era comunque nello stesso girone col Frosinone, e poi purtroppo successe quel fatto che tutti conosciamo e ti dico la verità e non voglio nemmeno tornarci perché
è brutto, cioè, per tutti ricordarlo, soprattutto per me, quindi voglio andare avanti e ricordarmi dell'aspetto positivo e basta. Certo, Checco, naturalmente per completezza, Checco Lepore parlava di mister Gaetano Fontana, la sua guida tecnica in quel di Nocera. Vai Ale. Alla Nocerina, assolutamente. Esperienza alla Nocerina che precede ovviamente la parte più importante del tuo rapporto con il Lecce, perché è quella, non si parla al di là del discorso delle categorie, parliamo sicuramente di intensità, di emozioni che hai provato, compresa quella di vestire la fascia di capitano, ma partiamo dall'inizio, quella fase di passaggio, gli allenamenti con la Beretti, perché c'era insomma, no, ad attendere la conclusione della squalifica. Con che stato d'animo vivevi tu insomma il periodo, sai, con magari di attesa che ti ha portato dalla firma al contratto all'esordio, e poi le cose che hai provato il giorno dell'esordio, che se non mi sbaglio è avvenuto a Messina, correggimi sì. Se sbaglio. Niente, io mi allenavo, ho avuto la possibilità, grazie ad Antonio Tesoro e alla famiglia Tesoro, nonostante io fossi squalificato, comunque di allenarmi con una squadra. Non potevo, perché il Lecce comunque, come ogni anno, puntava giustamente a vincere, e quindi magari potevo, io non volevo dar fastidio, ho detto anche con la Beretti va bene se mi date la possibilità, e con molta serenità hanno accettato il direttore Tesoro e il presidente Savino, e io ho lasciato la mia famiglia a 1000 chilometri e sono venuto giù a Lecce comunque ad allenarmi con un gruppo, no? Perché è tutto diverso. E il mio pensiero era sempre quello di allenarmi a 200 all'ora durante la settimana, sapendo anche che io la domenica purtroppo non potevo giocare, però il mio obiettivo era già a quando sarei rientrato, no? Perché io comunque non sapevo ancora l'evolversi della squalifica, perché si stava discutendo, quindi non sapevo se era un anno, 8 mesi, quindi anche quello poteva variare, sì, e variare anche il mio comunque inserimento nel Lecce, no? E dovevamo aspettare questo. Poi una volta che abbiamo avuto la certezza che era stata ridotta a 8 mesi la squalifica, che comunque già procedeva, mi mancavano solo tipo da cos'era, maggio, fine maggio, sino a fine settembre. Quindi diciamo di campionato avrei saltato 4 partite, in teoria. E niente, c'era, io avevo un procuratore, e io dovevo andare, loro spingevano per farmi andare al Mantova, dove c'era Juric allenatore. Però io avevo la parola sia da Antonio Tesoro che da di Fabrizio Miccoli che sarei venuto, cioè, a Lecce, no? Quindi mi chiamò Fabrizio e mi disse: Checco, vedi che ho parlato con Antonio, non ti preoccupare che questa cosa si fa, perché te sei leccese come me, mi devi dare una mano, dobbiamo portare il Lecce in Serie B, e quindi non ti preoccupare. Infatti dopo qualche giorno sento Antonio Tesoro e mi dice: Checco, vedi che la cosa si fa, non ti preoccupare, appena mandiamo via qualche giocatore che arrivavano di nuovo dai prestiti, rientravano, cioè c'era un po' di confusione, diciamo, generale, appena mandiamo 2 giocatori via ti prendiamo, non ti preoccupare, no? Va bene, va bene. Intanto il mio procuratore però non ci credeva, diceva: no, tanto non ti vogliono, ho già parlato io, niente c'è di vero. Se lo voleva a tutti i costi lui mandarmi a Mantova, ma io testardo vedevo solo giallo-rosso e per me c'era solo il Lecce, perché questa era un'occasione comunque importante. E gli dissi: vediamo se hai ragione, no? Aspettiamo tra una settimana, che comunque, come ha detto il direttore, manda via questi 2 giocatori, se non mi chiama hai ragione te, se mi chiama invece ho ragione io, però poi te non farai più parte della mia, diciamo, della mia carriera e quant'altro, io andrò a Lecce molto felice, no? Passa una settimana e mi chiama il direttore Antonio Tesoro e mi dice: Checco, vedi che la cosa si può fare, vediamoci, perché io ero qui in provincia di Brescia, no?
lui, siccome loro vivono anche a Bergamo e c'hanno una ditta qui a Bergamo, sì, dice vediamoci, andiamo a pranzo insieme. E ho detto no, non ci credo. Ci siamo visti e in due secondi abbiamo trovato l'accordo. Pur di venire a Lecce firmai al minimo federale, ma non era un problema perché comunque sapevo anche che mi dovevo rimettere in carreggiata di nuovo e dimostrare il mio valore. Dopo quello che mi era successo non pretendevo nulla, ci mancherebbe altro. E poi e così iniziò la mia... raggiunsi poi anche dopo qualche giorno la squadra a San Benzan con la mia macchina e iniziai il mio percorso con il Lecce, con Mister Lerda, c'era il Mister Lerda. Per il mio debutto col Messina, che giocai da titolare, mi feci i capelli bianchi, solo per quella partita però. Ricordi. Perché ero felicissimo, presi anche un palo, presi, e poi purtroppo fu espulso Lopez tra primo e secondo tempo, poi il mister doveva cambiare qualcuno e mi ha cambiato a me, anche se non era giusto, però vabbè. Iniziò così la mia avventura. Ale. Allora, prima di andare avanti, giustamente con il racconto di Checco Lepore giallorosso bis, volevo leggere un attimino un messaggio di Matteo che ci parla della sua situazione difficile. Noi, giustamente, ci ha scritto nel commento in diretta e lo leggiamo anche per esprimere la solidarietà. Altro chiaramente non possiamo fare. Matteo, super tifoso giallorosso, disoccupato, chiaramente sta vivendo un po' una situazione difficile, compreso la difficile precaria situazione di salute della moglie, 29enne, anche lei non può lavorare, anche compreso il discorso del Covid, gravemente ammalata di anoressia, niente, quindi vive una situazione difficile. Noi possiamo giustamente esprimerti la nostra solidarietà, Matteo, e sensibilizzare semplicemente leggendo il messaggio in diretta, quindi speriamo, ovviamente ti auguriamo il meglio per la risoluzione di questa situazione molto difficile. Vai Gabriele. Sì, naturalmente Checco ci ha dato una bellissima storia che sicuramente sarà snocciolata da noi, piena di titoli tanti aneddoti che regaleremo ai nostri tifosi. Ti ringraziamo Checco per aver rivissuto insieme a noi questa la parte, diciamo, non nota, ecco, del tuo ritorno a Lecce. E poi invece passiamo sempre a parlare di campo. 1964, giorni dopo il tiro di destro a battere il portiere dell'Ancona, è arrivato il primo gol della tua seconda esperienza a Lecce, anche se non è stata una partita vincente, perché fu un Lecce-Vigor Lamezia 3-3. Cosa provasti in quel momento? Che gol! Sì, infatti. Cosa provassi in quel momento, se ti sei sentito appunto come un nuovo inizio, come una nuova missione da portare a termine? Ma quella partita io ero in panchina, se non erro, in attacco giocavano Miccoli e Moscardelli, e c'era il mister Pagliari che era arrivato da poco. Niente, mi fece entrare, dopo pochissimi minuti, lancio di Sacillotto, io tagliai da destra verso sinistra alle spalle della difesa, stop al volo, palleggio sul destro, mi ripalleggio di nuovo la palla sul sinistro e calcio a volo, feci un grandissimo gol e portai il Lecce in vantaggio. Faceva freddo quella sera. Sì, la cosa bellissima fu l'abbraccio di Fabrizio Miccoli, cioè, veramente emozionante. Poi arrivò Moscardelli e da lì poi comunque iniziò, ripartì diciamo ancora una volta la storia mia nel Lecce, no? Perché comunque fece capire ancora una volta che potevo giocare dall'inizio, e infatti così fu poi da lì in poi, anche se fu quella lì una stagione non bellissima per tutti, perché non ci piazzammo nemmeno per i playoff, quindi delusione fu proprio alla Lamezia, chiudendo proprio alla Lamezia, sì, il campionato. Abbiamo visto giustamente, come ha detto all'inizio Gabriele nella slideshow, che era raccoglie le immagini, sì, vai Ale, scusa, raccoglie le immagini più belle del Checco Lepore giallorosso, firmate Michel Caputo.
Michel, insomma, di gol belli l'hai presi. C'è questo proprio in casa con la Vigor Lamezia, è il primo, quindi l'abbiamo citato. Tra le foto scattate a Checco Lepore, quale ricordi con più, sai, magari emozione, anche pazienza che spoileriamo un attimino, tanto si sa, voglio dire, tutti i tifosi giallorossi sa come è andata poi a finire la storia. Qualcuna, tanto sicuro le avrei passate a Checco, perché sappiamo benissimo che si è rifornito molto. Ci mancherebbe, certo. Mi fidavo di lui, quindi. Canale preferenziale. Esatto, vai Michel, cosa ricordi soprattutto? Lecce Juve Stabia 1-0. Che foto era? Oltre il gol era impossibile, perché comunque c'era sia la Juve Stabia che Lecce nell'area di rigore, perché era un tiro da fuori area, sì. Sotto la pioggia. Quel giorno per la pioggia persi tutte le foto, tranne due o tre dell'esultanza sotto la curva con abbraccio con Fabrizio Miccoli. Era una partita importante che vincemmo. Per la pioggia o per la gioia hai perso le foto? No, no, per la pioggia, per l'acqua. Ricordiamo, oppure la maglietta che tra poco vi mostro. A posto. Grande esclusiva. La maglietta sotto Forte de Capo per la prima volta era quella. Ogni volta che mettevi una maglietta nuova, insomma, segnavi. Sotto la Nord, tra l'altro. È vero. Anche col Foggia, anche col Messina, avevo le magliette sotto e mi hanno portato sempre fortuna. Mi hanno portato, sì. Pensa che in quella partita che io a Lecce ho cambiato tantissimi ruoli, no? Li ho fatti tutti, mi mancava solo il portiere. Mi mancava io in quella partita. Dopo 10 minuti si fa male Sacilotto, io giocavo da mezzala destra, Sacilotto si fa male, chi può fare? Fai regia. Si mette a me il mister Bollini davanti alla difesa. Pensa, feci una partita straordinaria con quel gol, racchiusa anche con quel gol all'84esimo, se non erro, fu una liberazione, perché poi si poteva andare ancora ai playoff ed era importante. Sì. Ricordo l'otto in pagella. Vai Gabriele. Checco del Lecce sei diventato capitano e credo sia uno dei più bei momenti della tua carriera, che porterai finché vivrai. Quindi sentivi una certa responsabilità nei confronti della piazza, del pubblico, e anche ti sentivi un po' una guida verso i tuoi compagni? Guarda, io mi ricordo, eccola lì la maglia. Il numero Sporca. 8, perché come avevo detto facevo la mezzala destra, allora non c'erano ancora i numeri personalizzati e facevo la mezzala destra, e poi mi fece fare il mediano davanti alla difesa, un pezzo raro. Dicesti, vediamo se ti ricordi cosa gli dicesti a Salvi per farlo spostare. A Mannini. Daniele, lede. Se voleva lasciare lui, si stava mettendo in mezzo. Lede. No, tornando alla tua domanda, io mi ricordo benissimo quel giorno, era dopo comunque che avevamo finito il campionato con mister Braglia. Arrivò un campionato per me molto molto importante, feci benissimo. Infatti mi volevano squadre di Serie B, ma ho rifiutato per il Lecce. Ti vuoi dire il nome della squadra? Tanto è passato. Sì, c'era il Benevento, che era andato non in Serie B, che avevamo incontrato. Mister Auteri mi voleva, già in C mi voleva con lui. Però ho detto di no. C'era la Salernitana anche, ho detto di no. Mi ricordo, ripeto, quel giorno lì mi chiamò il presidente Sticchi Damiani nello spogliatoio, mi disse: te la senti di fare il capitano? Perché per me lo eri già, anche senza fascia, però adesso ti voglio mettere la fascia al braccio, perché ci devi portare in Serie B, no? Ci devi guidare questa squadra qui. E io non credevo ai miei occhi, ma soprattutto alle mie orecchie, perché sentirmelo dire, non aspettavo altro, e ho accettato subito. Ci mancherebbe, ci siamo fatta questa promessa, ecco. Insomma, un passaggio. Però mi sentivo anche capitano, anche senza fascia. Quello sì, perché l'anno prima, ecco. Eri già il rappresentante della leccesità, insomma, rapporto con i tifosi, mi ricordo. Poi quell'anno lì, vabbè, Fabrizio non c'era più, no? Con Braglia.
però gli anni che avevo vissuto con lui lì, stando lì vicino, avevo capito tante cose, come gestire, anche quando comunque c'era anche Giacomo Mazzi nel 2009-2010, ecco, come gestire lo spogliatoio. Poi io il capitano l'avevo già fatto, però essere capitano con la mia squadra del cuore era una cosa bellissima, ecco. E responsabilità comunque non è che ne sentivo più di tanto, perché come ho detto prima, mi sentivo già responsabile prima. Perfetto. Assolutamente. E poi arriva il capitolo, diciamo, più bello, perché poi a un certo punto succede un qualcosa, inizialmente diciamo di negativo, nella ultima stagione di Serie C vissuta con il Lecce, ovvero l'esonero di mister Robertino Rizzo, mister al quale siamo giustamente tutti legati in quanto nostro conterraneo. Arriva Fabio Liverani, esordio a Catanzaro, manco a dirlo, primo gol del Lecce di Liverani, e di Checco Lepore che fa... E Liverani l'ha detto in un'intervista, credo... Sì, l'hai sentito? Non so se era il Corriere, non so dove era, non so in quale giornata. Sì, lui ha detto praticamente proprio che del suo approccio, che Liverani è stata una cosa molto, molto frettolosa, e tra poco mi dirai appunto come avete vissuto quei giorni e il primo impatto con Liverani. Liverani ha detto che gli rimase impressa questa cosa, Lepore che segnò sotto la curva del Catanzaro in 30 secondi, fatto lo scatto più forte della sua vita per andare a esultare proprio sotto il settore ospiti. Ecco, quindi Checco, quella partita, i primi allenamenti, cosa vi ha dato Liverani? Tutto quello che vuoi su Liverani e su quel campionato di Serie C poi vinto. Vabbè, parto da innanzitutto, cioè, per ringraziarlo per queste parole, perché comunque lui anche ha detto, ho capito la leccesità, cosa voleva dire, e l'attaccamento a questi colori, perché io feci anche quella corsa lì, perché da 2 minuti erano entrati i nostri tifosi, e ho sentito una spinta incredibile, e ho sentito quella spinta anche quando ho calciato di sinistro da fuori aria. E sono voluto andare comunque a ringraziarli e fargli capire che da quel gol ripartiva un Lecce importante e vittorioso, ecco. Volevo fargli capire anche questo, e di continuare a starci vicini. E mister, quando è arrivato, comunque si è visto subito che era un vincente, che era un perfezionista, non lasciava nulla al caso, non lascia nulla al caso, anche durante la settimana curava tutti i minimi dettagli, e questo è molto importante, ecco. Teneva tutti sulla riga, e non si doveva mai mollare di un centimetro anche durante la settimana, che è quella che poi ti porta la domenica a essere già pronto, concentrato per la gara, e le cose poi ti escono comunque con più semplicità. Questo qui. Michelle, prima di fare la prossima domanda a Checco, cosa ricordi di quell'anno, e se da fotografo, tifoso, percepivi in campo una diversa aria rispetto ad altre stagioni in Serie C? Ma sarei falso se dicessi sì. Venivamo da troppe delusioni, da troppi anni dove la squadra era fortissima e dovevamo stravincere il campionato. E quindi sarei ipocrita a dire sì. È normale che poi pian piano si è vista la forza del gruppo, la forza di Liverani, però mi rimangono impresse le parole di Ciccio Cosenza, che ha sempre detto non era sicuramente la rosa più forte negli anni che siamo stati in Serie C, ma era un gruppo composto da uomini veri, che poi sono stati uniti verso questo obiettivo, e quindi poi pian piano si sono viste tutta la forza di questo gruppo e delle persone che comunque lo componevano, questo gruppo, perché era formata da tanti calciatori importanti, con esperienza, da un mix di leccesità, da una tifoseria che comunque pian piano ha capito che quanto era importante vincere quel campionato, e poi una serie di componenti unite hanno portato a questa vittoria e a questa storia, ecco, che ancora ci porta a diventare sempre più importanti, ecco.
Sì, infatti, anche secondo me quella lì non era la squadra più forte di tutti gli anni della Lega Pro, però rispetto a tante altre, cioè le altre squadre che erano in Lega Pro negli anni precedenti, abbiamo fatto, diciamo, un patto tra di noi, con io a capo di tutti, e pensare solo al bene del Lecce e basta, ecco, e poi all'1%, 2%, ma massimo al 5% pensare al proprio, ecco. Però bisognava prima pensare al Lecce, al bene del Lecce, e poi al resto, e così abbiamo fatto da uomini veri e da persone eccezionali. Checco, sarebbe ovvio parlare della promozione, ovviamente sappiamo tutti com'è finita, ci ricordiamo tutti le bellissime sensazioni e le lacrime anche personalmente versate il 29 aprile del 2017. Io vorrei chiederti, prima, parlando di Armellino, del Monza, ci hai lanciato un piccolo flash sul ritiro di Roma, su quei momenti difficili. È inutile provare a edulcorare la cosa. Furono momenti difficilissimi. Cosa ricordi, appunto, di quel lasso di tempo in cui questo sogno sembrava forse anche svanire, c'era un po' anche di sfiducia da parte dell'ambiente? E poi una domanda magari più carina, come avete accolto il risultato di Trapani Catania, quella partita che di fatto fu decisiva anche per il Lecce senza scendere in campo. Ti ricordi il momento di quella serata? Sì, io mi ricordo, prima di tutto, dopo la partita con la Casertana andammo a parlare con i tifosi e ci volevano parlare. E ti dico la verità, da parte mia, conoscendo la gente, conoscendo gli ultra, ho avuto fiducia in generale, ecco, da quel momento, perché loro hanno dimostrato di essere comunque cresciuti moralmente, di non, diciamo, dare subito le colpe e quant'altro, anzi ci hanno sostenuto, ci hanno fatto capire che erano con noi, di continuare a lottare per questo sogno che era di tutta la città. Poi anche andando anche poi dopo negli spogliatoi, nel pullman, dopo partita, come dice Michele, c'erano tanti che già ci davano per spacciati, tanti tifosi del Lecce, no? Che secondo me sì, che secondo me non volevano il bene del Lecce, al contrario di quelli che erano venuti a Caserta, di quelli che potevano venire a Caserta, che hanno visto la partita e che ci sono stati sempre vicini ogni domenica, avevano questo sogno, avevano ancora questa speranza che tutto si potesse, no, concludere nei migliori dei modi, e ci hanno sempre sostenuto, e questo è stato un attestato di maturità dalla parte della gente, no? Come diceva Michele, invece altri davano già per spacciato il Lecce, questo è un altro anno, come quello dell'anno prima, come quello dell'anno prima ancora, e non credevano tanto, diciamo, più in questa squadra qui. Ripeto, al contrario mio, al contrario di qualche mio compagno, perché come ho detto prima, c'erano compagni che anche loro erano distrutti, no? Magari, sai, si sono fermavano tanto sui social e quant'altro, quindi leggevano, e quella comunque è stata una cosa che avevo detto anche ai miei compagni, è di non dare tanto spazio alla gente che scrive sui social idiozie, no? Pensate più alla parte positiva e quella che ci sprona ogni domenica, anche quando vengono durante la settimana, a dare il meglio di noi. Ecco il ritiro di Roma, e come dicevo, c'erano tanti compagni che non credevano più al 100%, però giorno dopo giorno in quel ritiro ci siamo ricompattati, abbiamo capito che dipendeva comunque tanto, tanto da noi. E siamo andati avanti, siamo andati a Reggio Calabria, abbiamo vinto 1-0, perché comunque le partite l'importante è vincere, non c'è bisogno di vincere 2-3-0, per noi era importante solo andare in Serie B, e poi abbiamo aspettato comunque quella partita per noi che era comunque importante, l'abbiamo guardata tutta, abbiamo fatto il tifo per il Trapani, e quindi andò bene, come poi del resto la stagione, ecco. E per questo ci tengo ancora a ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in quei momenti, e anche prima e dopo. Momenti bellissimi, poi alla fine conta, diciamo, anche la gioia, giustamente,
la delusione un po', no? Della gente che magari mancava di fiducia, può essere anche lasciata. Ma quello è stato importante, quello è importante, perché gli anni precedenti tanti giocatori gli andavano dietro comunque delle idiozie che diceva la gente e quant'altro. È stato importante lasciarla perdere, quindi. Sì, quella negativa, sì, la parte negativa, sì. Ovvio. Sì, di far capire anche comunque io ero stato, no, negli anni precedenti, sapevo le cose, alcuni calciatori come la prendevano sui social e quant'altro, quindi gli ho detto lasciate stare tutto, pensate solo al bene del Lecce, a fare quello che bisogna fare sul campo e a pensare comunque alla gente, quelle che ci sostengono ogni domenica, ecco, sia in casa che fuori. Cioè, ad esempio, per Luigi ricorda un episodio. Dice che, ecco, ti ricordi, a Caserta ti regalammo i Twix e tu ridendo ci dicesti: se mi vede Braglia mi eccida. Quindi non Sì, so. quando c'era Braglia, sì, che giocammo di sera, che si fece male il guardalinee, se non erro. Sì, ok, la storica, lo storico big match, come no. Ricordo però, però a fine partita, sì, i tifosi mi diedero tweet. I Twix, e poi dalla C, Vittoria con Liverani, fai parte anche del gruppo che poi è quello che ha vinto, che è arrivato secondo, però ha ottenuto quella che è la nostra vittoria, ovvero la promozione in Serie A. Tu hai lasciato a metà, anche lì comunque ricordi importantissimi. Ricordiamo la trasferta di Foggia, no? Dopo tante battaglie perse purtroppo a Foggia in Serie B. La gara di Foggia è stata, se non sbaglio, il tuo 2-2. esordio. Sì, il tuo esordio da titolare in No, B. no, esordio da titolare, ho giocato tutta la partita col Venezia in casa, Giustamente, sì, che abbiamo vinto 2-1. sì, la prima C'era vittoria. il campo pieno di sabbia, faceva un caldo incredibile. E il primo Spettacolo. tempo ci annullò un gol sul mio assist a Scavone sotto la curva. Sì. Mi Giusto. ricordo quell'azione bellissima. Falco mi fece il pallonetto sopra la linea difensiva. Io di prima crossai per Scavone, fece gol, annullato, non si è capito per quale motivo. Andavamo in vantaggio 1-0. Era quella la prima partita. Hai ragione, hai ragionissima. Poi è arrivato Foggia e è arrivata poi a Pescia anche, titolare. Brescia, Sono entrato con assolutamente. Padova. E poi cosa ti ha spinto a salutare? Hai qualche rimpianto di non essere stato a festeggiare con i tuoi compagni? Ma parto dall'inizio e dico che per i compagni che sono arrivati, quelli nuovi, hanno trovato già un gruppo eccezionale, come dicevo prima, fatto da uomini veri e che pensavano comunque prima al bene del Lecce. Questo gliel'abbiamo fatto capire subito, che in quella squadra lì si doveva pensare prima al bene del Lecce e poi a tutto il resto. E per loro, secondo me, è stato importante questo, capire dove si arrivava e cosa si voleva. E niente, poi comunque io comunque quando ho giocato ho fatto bene, quando ho giocato non ho nessun rimpianto. Io non ero sul mercato, perché quando si parlava già a dicembre e quant'altro di chi doveva andare via, no? Diciamo dalla vecchia guardia e quant'altro, io non sono stato mai menzionato né dall'allenatore né dalla società, anzi mi hanno fatto sempre complimenti per come mi allenavo, e quant'altro. Però io ero in scadenza di contratto, io comunque volevo delle garanzie, e che Giustamente, da una parte mi dicevano ok, e dall'altra non si capiva bene, quindi io non potevo, diciamo, non potevo. Io non sono andato mai a trovare una squadra sul mercato e quant'altro, perché volevo andare via io, no? Poi a 2 giorni dalla fine del mercato mi arrivò la chiamata, mi chiamò il mister Brocchi e il dottor Galliani. Ho valutato la proposta loro, ho valutato anche con il Lecce se c'erano spiragli per il futuro e quant'altro, però fino a quel momento ancora non si sapeva, e ho accettato il Monza, ecco. Se dobbiamo parlare romanticamente, sì, mi meritavo almeno, cioè, una presenza in Serie A con il Lecce, di essere ancora lì. Però il calcio è questo, ognuno prende le proprie decisioni, sempre per il bene di tutti, e si va avanti. Ecco. Non ho nessun, ripeto,
rimpianto, anzi io mi sono lasciato bene con tutti, sia col direttore, col mister, con il presidente Sticchi, mi sento spessissimo, e quindi tutto va, no? Come deve andare, e andiamo avanti. Benissimo. Io vorrei fare una domanda che ci giunge dai nostri commenti, a Checco prima e a Michel poi. Secondo voi Pippo Falco è già pronto per un top club o può fare la differenza soltanto in una piccola? Vai Checco. Ma le qualità ce le ha Pippo, è un giocatore fortissimo che lo sta dimostrando, sta crescendo giorno dopo giorno, partita dopo partita, e chissà, in futuro credo proprio di sì. Michel. Ma sì, ho la stessa visione di Checco, mi affido sempre alle parole di Liverani, che è un po' bastone, un po' carota con Pippo Falco, quindi dice anche lui le qualità ci sono, però ha tanto da migliorare, soprattutto nell'allenamento, soprattutto nell'attenzione che serve in campo, però quello che sta facendo quest'anno è sotto gli occhi di tutti, quindi speriamo che in futuro possa giocare un top club. E quindi è ovviamente quello che chiaramente auguriamo a Pippo, perché vuol dire che comunque ha continuato a fare benissimo la maglia giallorossa. Siamo nella fase di chiusura, quindi tra poco saluteremo i nostri ospiti, però prima di quello volevo ricordare innanzitutto una cosa molto importante ai nostri lettori, perché come avranno notato stiamo in questo periodo di fermo dando la possibilità a tutti di votare la top 11 della storia del Lecce, ruolo per ruolo. Nel ruolo di terzino destro, diciamo adattato, no? Che ecco, ormai partendo da Mister Fontana, ormai ti sei imposto così nella storia del Lecce, ti sei guadagnato un ruolo nel sondaggio, ti sei fronteggiato con grandissimi del passato giallorosso. Marco Cassetti ha avuto la meglio, penso che comunque, no? Conosciamo tutte le grandissime qualità di un enorme calciatore come Marco Cassetti. Il nostro sondaggio va avanti, ora siamo arrivati al ruolo Vabbè, di lui Luigi. Ha avuto anche la fortuna di essere allenato da Zeman, quindi all'attacco. Rossi, Delio Rossi, Zeman. Delio Rossi. Avresti voluto un'esperienza con Zeman, Checco? Certo, come no, certo che sì. Così, davvero, davvero ti facevi tutta la fascia a voglia a fare gol. Ora siamo arrivati appunto a votare il regista, ecco, do un attimino una notizia live, perché anche qui, come Cassetti ha un po' fatto, Lorieri ha dominato tra i pali, Tonetto ha dominato sulla sinistra, Cassetti ha incontrato qualche difficoltà in più, ma ha vinto sulla destra, e nel ruolo di regista, ragazzi, col 70% per ora, c'è ancora 24 ore per votare, Beto Barbas sta facendo man bassa, quindi chiedo sia a Checco Lepore che Michel, ricordiamo che ha grandi rivali come Ledesma, Mazzinho, anche Petriccione, e Checco ci ha giocato insieme, poi ancora Zanchietta, Piangerelli, insomma, Checco, Michel, cosa ne pensate di questo? È giusto che Beto stradomini così, nonostante, ripetiamo, grandissimi campioni come Ledesma, Mazzinho, eccetera? Vabbè, Barbas è Barbas, no? Non può andare altrimenti. No, e ho detto tutto, dai. È giusto Michel... che gioca lui davanti alla difesa. Siamo al sicuro. Con le sue bombe. Michel, tu che dici? Avevo letto anche qualche commento che diceva quando c'è Barbas o Lorieri non c'è bisogno neanche di farlo il sondaggio. Mi accodo a questo commento. Vabbè, Michel, noi però qualcosa... Noi possiamo saltare i ruoli così. Poi ci accusano di fascismo e chiaramente non sia mai. Non lo so, Checco, siccome giustamente ti abbiamo detto, poi tu da tifoso giallorosso, e se ci vuoi salutare prima di un messaggio, di dare un messaggio ai tifosi, se ci vuoi abbozzare un tuo, chiaramente parliamo anche di gusti tuoi personali, una miglior formazione, un top 11 della storia del Lecce, con i tuoi campioni preferiti, eh? Però devi Ma io schierarti, Checco, Ma ci mancherebbe. Infatti. È il ruolo che vuoi, che preferisci. Tanto io mi posso sperare. No, Caputo, tu non ti schieri, tu sei il fotografo. Ah, beh, Lorieri in porta, perché io facevo il raccattapalle anche. Ah, perfetto. Sì, gioco 4-4-2, dai, facciamo. Vai. Vai. Terzino destro Lepore.
poi di fianco a me Ciccio Cosenza, a sinistra Zanoncelli, terzino sinistro metto Tonetto, poi in mezzo al campo Barbas e Ledesma, esterno di destra metto Matteo, esterno di sinistra metto Torromino, in avanti metto Miccoli Francioso. Ah, bella coppia di Salentini, insomma, dai, così, la formazione l'hai fatta bella, bella Salentina, Lepore, insomma, Miccoli, Francioso, non ci siamo fatti mancare nulla. Un messaggio ai tanti che ci stanno ancora guardando in questo venerdì 1 maggio atipico, un messaggio chiaramente a tutti i tifosi giallorossi. Ma di comunque di sperare che tutto vada bene e che si torni alla vita normale, quotidiana di prima, e che tornino a vedere il nostro Lecce allo stadio e raggiungere il proprio obiettivo, che è quello della salvezza, che comunque Lecce merita la Serie A. Ecco, noi... Sì, vai Gabriele. Vabbè, stavo ringraziando ovviamente Checco, è un grandissimo piacere per personale, ovviamente per tutti, avere la possibilità di parlare con uno dei nostri capitani più legati appunto alla maglia, alla Lecce, anche se purtroppo ha visto soltanto un successo da protagonista, credetemi, secondo me Checco Lepore per dedizione alla causa, per momenti vissuti anche purtroppo tristi, merita davvero l'immortalità calcistica in quel diretto. Mi pare il mio personale, che no, è condivisibile da tutti. Io mi sento mio, cioè mi sento anche parte comunque integrante anche della squadra del 2009-2010, che anche comunque sono stato, ti ripeto, sfortunato, doveva arrivare, c'è il mio momento di giocare con più continuità, però sono stato sempre trattato come un giocatore importante della squadra, da tutti i compagni e dall'allenatore, dal presidente Semeraro, quindi anche quello è stato, sì, non protagonista come quello della C, però è stato importante anche quello, è bello. Ed è giustissimo così, ci aggiungiamo, perché non poteva andare altrimenti. Checco, noi ti ringraziamo davvero, ringraziamo, ci tengo a sottolinearlo, l'ufficio stampa del Monza Calcio, perché è sempre molto disponibile, e stranamente non è cosa scontata, perché spesso, insomma, soprattutto in questo periodo, no, che potremmo stare tutti a rivivere questi momenti, è stata una bellissima serata, i nostri lettori sono contentissimi, tutti i tifosi del Lecce lo sono di aver riavuto questo rapporto con Checco Lepore, almeno per una sera, insomma. Quindi Checco, noi grazie davvero di cuore di essere stato con noi, e ti ringraziamo e speriamo di vederci presto anche da queste parti. Grazie a voi, è stato un piacere per me, sempre un piacere. Speriamo di vederci presto, ci mancherebbe. Ciao, grazie ancora Checco. Grazie. Ciao, buona grazie. Serata. Ciao Michele, ciao a tutti. Ciao. Michele invece non lo salutiamo. Perché non merita. Perché saremo in compagnia dei nostri tempi supplementari, dai. Qualche minutino con il nostro Michel, la mia top 1 stai calmo, lo vedevo come un bambino che aspetta la fetta di torta a fine pasto quando vedi il nostro Checco Lepore che immagino la sua formazione. Ora Michel, vai. La tua top 11, non mi deludere perché ripongo tantissima fiducia in te. Fabrizio Lorieri ad onore, Cassetti a destra, a sinistra Tonetto, centrali Viali, Stovini. Però tu devi fare il 4-3-3, come quella che dobbiamo fare noi per la top 11, vai. A centrocampo tolgo Barbas perché è stato già citato, metto Lima, Conticchio, Mancoso. Quindi Lima davanti alla difesa.
lì, ma consigliamo ancora. Magari una lunga discussione, una lunga disputa Alessio Amato su questo. Sì, quindi Caputo, vai, Trident. Qui invece metto Pasculli ad onorem, provo un affetto per lui che va al di là anche dal calcio. Mi associo. Gevanton e il mitico Francioso, anch'io Francioso. Anche qui un bel tridente, preannunciamo che difficilmente Francioso e Pasculli potranno coesistere nella nostra top 11 perché sono, diciamo, due numeri 9, però Gevanton io presumo che sì, però... Come seconda punta. Francioso. No, Gevanton, lo dico indietro. Ah, Gevanton, sì, Gevanton assolutamente già lo diamo per scontato. Ricordiamo invece a chi ci sta seguendo che la nostra top 11, che potete votare attraverso i sondaggi, gli altri ruoli sono chiusi, e per ora vede Lorieri tra i pali, Cassetti a destra, Tonetto a sinistra, quindi per ora 100% come Michel Caputo, la coppia centrale Marco Baroni e Lorenzo Stovini. Marco Baroni è un calciatore, purtroppo noi Michel, io, te, Gabriele, non l'abbiamo potuto ammirare live perché è uno che ha giocato con il Lecce contro Maradona, salvo poi giocare appunto nel Napoli di Maradona, e mentre ora siamo al ruolo di regista, ora non voglio spoilerare, però mi sa che Barbas questo ruolo se l'è già preso con un giorno di anticipo. Mi è arrivato un messaggio per Michel, questo è un messaggio privato, mi scrivono, yeah, che non posso dire chi è, che documenti servono per adottare Michel. Ti dico solo che io ho risposto con l'emoticon di un orsetto a questo messaggio. Quindi Michel Caputo, specie protetta dal WWF. Gabriele, piccoli flash sulle notizie di oggi, però sì, veramente mi spiazzi le notizie di oggi, visto che Alessio Amato non gradisce le mie disamine sulle notizie di oggi, come è stato fatto da me con minuzia la volta scorsa. Dico, no, perché un quarto d'ora, va. Devono saperlo, la gente deve sapere. Ma Michel deve dormire, questo è il punto, non è che la gente... Lo vedo attivo, invece lo vedo vispo. Ora si addormenta live come quello che si è addormentato. Sì, facciamo 1500 persone. Michel, addormentati che facciamo i numeri, facciamo i big numbers. Allora, flash di oggi, intervista di Saverio Sticchi Damiani a Tutto Sport, in cui ovviamente il presidente ha risposto alle sollecitazioni del relativo all'emergenza coronavirus, dicendo che Liverani lo sente spesso, c'è voglia di ricominciare, e il questione stipendi è già cominciata la trattativa con calciatori e procuratori. Poi penso alle questioni che stanno succedendo in Francia, ieri appunto è arrivata la prima rimostranza, la decisione della Ligue 1 di sospendere il campionato, il Tolosa, ultimo classificato con 14 punti dal Nîmes, terz'ultimo, ha diciamo inoltrato una lettera con toni piccati dicendo che io perché devo retrocedere se ancora ho le possibilità sportive di riscattarmi. E questo... per Oldervero, scusa Gabriele, Tolosa è tipo 17 punti, quindi è un po'... 14 punti dalla terza. Ah, 14, sì. E anche questa strada sarà percorsa anche dal Lione di Rudy Garcia, che ad oggi rimarrebbe fuori dalle coppe. Ecco, notizie principali appunto naturalmente vertono sull'emergenza coronavirus, e penso al risultato della prima riunione in FIGC di ieri, che hanno sancito un principio che conferma le retrocessioni e le promozioni per la prossima stagione. Quindi niente più Serie A 22, ipotesi esclusa, come esclusi secondo me sembra anche l'idea di fare play-off e play-out, perché appunto si stravolgerebbe il regolamento, e secondo me l'esempio dettato dalla Ligue 1 potrebbe appunto fare scuola per molti big campionati. Però ricordiamo allo stesso tempo che Inghilterra e Germania stanno già lavorando per la ripresa, e ricordo ovviamente che questa sostudio del FIGC per trovare un'ipotesi in caso di stop dei campionati rimane appunto un piano B, perché Lega, FIGC e tutti i calciatori e tutto l'ambaradan calcistico vuole riprendere i giochi. Più assolutamente così non ce la posso fare. No. Michel, come stai? Sta a dormire? Come stai? No, non è attivo. Okay. Michel Caputo è attivo. Due minuti altri ce la fai? Allora, io vado direttamente alla notizia conclusiva di questa
di questa giornata, una notizia relativa di Pettinari. Vorrei fare una domanda di Michel Capuoto su Pettinari, visto cosa ne pensi di Pettinari? Niente, Gabriele vuole che avrà letto Calcio Lecce, è preparato sul fatto che il bomber romano ora vale 1 milione e può essere un tesoretto per il Trapani. Faccio un po' una disamina su questo giocatore. A me non entusiasma, però è innegabile che quest'anno da solo stia trascinando il Trapani al penultimo, penultimo posto della speranza che non avevano. Da solo, con dei gol bellissimi, sta trascinando la squadra, quindi il valore ci sta. A me non entusiasma, non lo vedrei in un Lecce, ecco, neanche futuro. Prima che Gabriele mi interrompesse con queste scottanti... Io avevo paura su Michel, lo vedevo non equilibrato sulla sedia. Se scottanti domande su Pettinari alle 10:20 di un venerdì sera, io vado su un ben più... interessante, intrigante, perché sai, lui viene dall'Africa. No, intrigante, perché Kuma Babacar, detto il Puma, e torniamo i felini. No, ha detto niente, semplicemente ha riempito di elogi la tifoseria leccese. Michel ha detto che la gente lo insulta allo stadio, ma per strada si comporta bene. Allora, questo l'ho un po' parafrasato, non è che ha detto proprio così, però il senso era quello. In una diretta Instagram divertentissima, tra l'altro con il mitico Seba Frey, hanno fatto anche il coro, non ricordo la musicalità, ma diceva tipo con i capelli di Seba Frey quante fighe mi farei. E Frey ha costretto Babacar a cantare questo coro. Babacar, parte stonato. Stonato, che per gli africani insomma non è razzismo, questo è una cosa. Le dirette notturne con il compagno di nazionale Keita del Beveren, che ormai è uno dei miei calciatori preferiti perché è bullizzato costantemente da Babacar, cioè, dirette naturalmente immaginiamo, non comprendo perché i due parlano in francese in variante africana, quindi ma stavolta Babacar, come si suol dire, è cappato sutta, perché con Frey ne ha dovuto subire un po' di bullismo. Michel, situazione Babacar è un giocatore un po' strano, perché lui l'ha ammesso, ha detto: anche se effettivamente non è che io abbia fatto tutte queste grandi cose a Lecce, nonostante qualche normale mugugno che ci sta, lo ha ammesso, mi continuano a dare affetto. Dobbiamo ancora aspettare Babacar, sperando che si riprenda sempre. L'affetto qui a Lecce automatico, se le cose vanno bene, verso tutti. Qualche mugugno c'è stato, è facile. Poi se le cose dovessero andare male, sarebbe tutto un altro discorso. Però c'è una fiducia a priori verso Babacar, per la sua storia o per comunque gli ultimi atteggiamenti che ha avuto nelle ultime apparizioni, perché comunque così è così, diciamo, dai. Vabbè, un po' tutti lì. L'ultima partita è stata l'ultima, quella è stata l'ultima. Con l'Inter, però dai, con l'Inter bene, Babacar. Trintoso, ha lottato su ogni pallone, quindi ha dimostrato di tenerci. Secondo me è caratterialmente lui così, sembra un po' svogliato, demotivato. In più ci sono stati quel paio di errori che comunque l'hanno compromesso anche psicologicamente, ne è uscito un po' devastato, però ha capito che la gente è dalla sua parte, se lui fa bene la gente lo sostiene, se comunque dimostra di tenerci la gente lo sostiene, se le cose vanno bene la gente lo sostiene, quindi ha capito questo. Poi l'affetto noi lo diamo. Dai, noi crediamo nel Puma, dai, magari al ritorno, se gli altri stanno tutti fuori forma, magari lui vive da solo, quindi non si può cucinare, sai cos'è, impossibile, quindi magari starà talmente tanto a dieta che con tutti i giocatori, sai, quelli che stanno... Donati, che ci ha fatto una lezione. Vabbè, ma perché Giulio Donati sta con la ragazza, che sicuramente saprà cucinare, no, e qua dopo di casa. Dopo, sì, stavo dicendo, sta con la ragazza. Schiavizzata, prepara le pietre. Schiavizzata così. In più lui è un grande chef, quindi insomma sono due fattori
diversi rispetto a Bavagar, perché non mi sembra uno che sappia, che si faccia così tutti questi piatti così, così spettacolari. Schiavizzata gastronomicamente, nel senso, perché vorrei qualcuno, ecco il sessismo. Domani Calciolecce è chiuso per sessismo. Ti ringraziamo, Gabriele. È stato Calciolecce. Vai, Michele. Questi interventi a gamba tesa li temo. No, credo che il Lecce stia pensando anche ai suoi calciatori che sono da soli in casa, che non possono provvedere. Vabbè, come? Cucina Saverio per tutti? No, cucinano magari qualche ristorante associato a Lecce, comunque degli chef del Lecce, che poi portano le pietanze a casa. Adesso la sto buttando così, però secondo me sto dicendo una cosa esatta. Ma infatti Donati al riguardo ci ha detto che il nutrizionista è sempre costante, il supporto costante, chiamate 24 su 24, integratori, eccetera, quindi possiamo stare tranquilli su questo. Ok, Miguel, la filosofia Caputo la butto così, ma ho ragione, secondo me ho ragione. Allora, Caputo, guarda, ti darei una cattedra ad honorem in giornalismo. L'ho prestato come maestro di vita. È vero, ma Caputo, assolutamente. Ora non vedo l'ora veramente che questa fine di restrizioni ci riavvicini per avere qualche perla live e poterne godere e usufruire. Però proprio per poterne usufruire di un Caputo sveglio domani, lo mandiamo a dormire oggi. Di un caffè amaro anche questa sera. E salutiamo i nostri spettatori che sono veramente hanno resistito fino alla fine, per citare qualcuno dirà i tifosi della Juve, io dico no, i tifosi del Gallipoli voglio citare, perché era anche un loro grandissimo coro, ma soprattutto pensiamo ai tifosi del Lecce che ci seguono, che ci leggono sempre. Calcio Lecce, lo avete visto oggi, una produzione di tipo 20 articoli, quindi non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai e possiamo andare a letto soddisfatti. Domani calciolecce.it, nuove notizie, continuate a seguirci. In onda, diciamolo. Domenica, l'ospite ancora non si sa, però anche non sarà da meno rispetto a Michel Caputo e soprattutto al grande capitano Checco Lepore, che questo venerdì sera ci ha tenuto compagnia. Ci vediamo presto, seguiteci, leggeteci, vi vogliamo bene, sempre Forza Lecce. Ciao e buonanotte.